ragazze, ciao ragazzi, come immaginavo in questo video probabilmente ci saranno tutti e quattro i gatti che passeranno da dietro a mo' di photobombing, scusatemi. Comunque oggi sono sul divano perché mi metto di solito sempre lì in cucina a filmare questo genere di video, solo che ragazzi, praticamente ho sempre la lavatrice accesa, quando filmo questi video non so come mai, ma capita sempre che accendo la lavatrice e poi mi viene un'idea di fare tipo un mukbang o comunque un video in cui devo mangiare. E se mi siedo lì si sente tantissimo la lavatrice, quindi oggi abbiamo questo setting nuovo sul mio divano praticamente, con gatta Stellina là che si è posizionata e si è messa a dormire, quello è il suo solito posto. Comunque questo non sarà un solito mukbang perché mi piace un sacco guardare i video sulle Spicy Noodle Challenges e oggi ho deciso anch'io di fare la Spicy Noodle Challenge, ragazzi. Questi, ok, è una montagna di noodle, mi rendo conto. Questi sono spicy noodle al beef, quindi manzo, carne di manzo. E sono, ok, ne ho fatti seriamente troppi. E questi li ho trovati ad Alkmaar quando sono stata in Olanda qualche settimana fa. Che in realtà sarebbero ramen, quindi andrebbero diluiti con un po' più d'acqua in modo che venga fuori tipo una zuppa. Io invece ho messo un pochino meno d'acqua e li ho trasformati praticamente in dei noodle. Questa è la confezione, vedete il peperoncino e sono appunto spicy beef. Come al solito prima di iniziare sorsetto di Coca Zero, ragazzi, immancabile. E prima di iniziare direi di fare anche l'anteprima che tanto vi piace e a me tanto imbarazza, ma facciamola. Ok, penso che possa bastare, deve bastare perché io ho tanta fame, ragazzi, non riuscirò mai a finirla. Sinceramente pensavo che quelle bustine, ne ho messe 4, vi dico solo questo, pensavo che fossero piccole, vabbè, mi aiuterà Erika a finirlo, spero. Buon appetito ragazzi, ecco, arriva anche Gatto Max, ovviamente, Audrey si sta spostando, vabbè, scusatemi, mi scuso già da adesso per tutto quello che succederà nel background di questo video. Oggi sono un disastro, non riesco a mangiare, scusatemi. Ero un po' preoccupata perché non so se sono tanto piccanti oppure no, ma mi sembrano piccanti parecchio, ma penso di riuscire a farcela a mangiarli. Non so se riuscirò a mangiarli tutti, ma ce la faremo, comunque sì. È spicy, su questo non ci sono dubbi. Tra l'altro sto cenando anche a lume di candela, oggi Eric lavora la notte, quindi sono solo e sto facendo questo mukbang e voglio farvi vedere. Come vedete sto letteralmente cenando a lume di candela perché poco fa ho acceso la mia nuovissima candela Iconic di Jewel Candle. Come sapete questo è un brand con cui lavoro da tantissimi anni, amo le loro candele, le colleziono letteralmente e amo, ragazzi, il fatto che siano così speciali perché non sono delle semplici candele profumate che hanno davvero un profumo buonissimo, ti profumano tutta la casa, ovviamente le profumazioni sono diverse, sono tantissime, ma sono speciali perché all'interno di ogni candela c'è un gioiello in argento e questa, ragazzi, la Iconic, e vedete è una premium edition, è ancora più speciale delle altre candele Jewel Candle perché contiene un gioiello in argento, ma ragazzi questo è impreziosito con cristalli Swarovski. Ovviamente ce ne sono tanti dei gioielli con cristalli Swarovski e la sorpresa sta proprio nel vedere quale troviamo nella nostra candela. Quindi è un prodotto molto speciale perché ci sono diversi regali in uno, c'è la candela profumata, ragazzi, che è buonissima, c'è il gioiello ovviamente in argento con cristalli Swarovski e poi c'è questo barattolo, ragazzi, che è riutilizzato
customizzabile in mille modi, è in vetro ed è veramente molto molto elegante. Mi piace tantissimo accendere queste candele, ragazzi, vabbè, a parte perché non vedo l'ora di arrivare al gioiello, adesso ancora non si vede perché l'ho appena accesa e durano tantissimo tantissimo, ma mi piacciono perché fanno atmosfera e poi mi coccolo un po' con questo profumo buonissimo e vabbè, a parte che sono bellissime, ma appunto sono stra curiosa di vedere che cosa ci troverò all'interno. Anche in questa candela possiamo però scegliere la tipologia di gioiello che vogliamo, possono essere un paio di orecchini, una collana, un bracciale, ed entrambi sono regolabili come taglia, quindi andiamo sul sicuro. Un anello, anche quello con la taglia selezionabile, quindi mi piace il fatto che si possa scegliere il modello, ma poi si può scegliere la tipologia di gioiello, ma poi il modello è una sorpresa. Come al solito, e mi chiedete sempre in tantissimi dei codici sconto, anche per le Jewel Candle c'è un codice sconto che posso regalarvi. Ricordatevi, io non guadagno mai per scelta personale, mai mai sulle percentuali dei codici sconto che vi do, è puramente per farvi risparmiare qualcosa se volete queste candele. Questo per me è importante, so che lo ripeto spesso nelle mie collaborazioni, ragazzi, ma ci tengo a precisarlo perché per me è importante. Comunque vi metterò qui il codice sconto se volete fare acquisti su Jewel Candle. Il codice sconto è valido su tutti i prodotti del sito, non soltanto sulla candela Iconic, ma appunto su tutti i prodotti del sito, e con questo codice sconto avete il 20%. L'unica eccezione, non è attivo sulle novità, quindi sui nuovi arrivi, ed è valido fino al 31 ottobre, quindi mi raccomando, se volete qualche candela, ragazzi, avete lo sconto, quindi approfittatene. Vi farò sapere comunque qual è il gioiello che avrò trovato nella candela non appena sarà fuoriuscito, che poi vi devo svelare un segreto. Non appena vedo il gioiello vado subito ad estrarlo con le pinze perché non ho pazienza, non vedo l'ora di trovare, cioè di vedere che cosa ho trovato. Adesso arriviamo, ragazzi, al nostro mukbang, perché ho seriamente molta fame e devo dirvi la verità, ho fatto tipo due morsi e mi brucia la lingua. Sono molto difficili da mangiare i noodles perché sono lunghissimi, e quindi mi scuso già da adesso per il modo in cui mangerò, perché mi sa che sto mangiando veramente, cioè, come un maiale, scusatemi. Cerco di non farlo, ma è difficile perché sono tutti molto, come dire, appiccicosi, e quindi vengono su in, cioè, in quantità notevoli. Sono piccanti, ragazzi, sono piccanti, anche se vi devo dire che da quando ho fatto il piercing alla lingua, ragazzi, avevo 17 anni, quindi è passato un po' di tempo, ma mi ricordo che da quando l'ho fatto, cioè dal momento in cui l'ho fatto ed ho iniziato poi a mangiare cibi piccanti, perché comunque mi piacciono, ho notato che sento meno il piccante rispetto a prima. Per un qualche motivo, non so, se c'è qualche medico o qualcuno che ne sa di anatomia, spiegatemi il perché, ma è così. È strano, ma è così, quindi credo di riuscire a farcela grazie anche a questo, perché mi sento un po' le lacrime agli occhi, ragazzi, e non perché sono emozionata, ma perché sono veramente seriamente piccanti. Tra l'altro sto mangiando, notare, tovaglietta Halloween di Blonde Amsterdam. Vabbè, questo, cioè, non sto sponsorizzando il brand Blonde Amsterdam, anche se ne parlo sempre, ma amo i loro prodotti ed ho preso le serviettine di Halloween. Tra l'altro sembro veramente tipo una teenager, perché, cioè, sono da sola a casa e mi metto a mangiare sul divano senza un tavolo davanti cioè, invece di mangiare decentemente sul tavolo. Di solito preferisco i noodle o al pollo o con i gamberi, decisamente con i gamberi, ma non li ho trovati e ho trovato solo questi al beef, appunto con la carne di manzo. Non sono male, ma personalmente preferisco sicuramente quelli ai frutti di mare o comunque con il pesce. Tra l'altro poco fa
ho mandato online, cioè poco fa, in realtà diverse ore fa ormai, perché è abbastanza tardi, ragazzi. Ho mandato online il video con Eric, quello in cui provo gli outfit Boohoo e lui mi dà un voto ad ogni outfit. Sono stracontenta che vi sia piaciuto. Mi fa tantissima tenerezza Eric, perché ovviamente non è abituato alla videocamera, non è molto social, lo sapete, e non è per niente abituato alla videocamera, ovvero ormai penso di sì, ma non è mai stato abituato ovviamente a stare tanto tempo davanti alla videocamera, e quindi mi fa tenerezza perché mi chiede: ma com'è venuto il video, allora secondo te come sono andato? Quindi è troppo carino, e io lo assicuro, gli dico: no, sei andato alla grande. Quindi quando vedo che comunque anche i vostri commenti sono super positivi, mi fa davvero davvero piacere, perché insomma anch'io penso che i video con lui siano i più carini. Mi piace un sacco filmare quando c'è Eric, mi diverto molto molto di più ovviamente piuttosto che da sola, quindi sono super contenta che anche da parte vostra ci sia un riscontro così positivo. E veramente ho passato praticamente la serata a leggere i vostri commenti a quel video, e mi ha fatto super 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 piacere. Allora vedete che gatto Maxim, è diventato peggio di Denver, e la mia ombra, Denver sta dormendo da qualche parte, l'ho perso da un po', ma ragazzi il gatto Max non mi molla un attimo, sta sempre appiccicato a me. Calcolate che prima di mettermi a filmare questo video stavo camminando da una stanza all'altra, perché stavo facendo roba, spostando roba, ovviamente luci, videocamera, e Max mi seguiva da una stanza all'altra. Il bello che appena mi sedevo, poi mi rialzavo, e lui si posizionava e io mi dovevo alzare, e quindi mi guardava come dire: ma perché non ti posizioni? Perché non stai ferma? Che io voglio le coccole, voglio stare vicino a te. Quindi adesso sarà contento che finalmente si è posizionato qua e si è messo a dormire, in realtà si sta lavando. Gatto Max, gatto Max, gatto Max. Non so se lo vedete, che tra l'altro mi fa troppo ridere, perché tipo, me lo dite tutti, che lui è l'unico gatto peso forma della casa, è vero. Questi noodles non lo so, forse avrei dovuto metterci un po' più d'acqua, perché sono seriamente completamente incollati. Vedete che anche la salsa piccante è parecchio secca, quindi forse sarà quello. Ragazzi, io mangio, questi sono sempre, cioè sempre la stessa quantità, mangio e sono sempre tantissimi, come possibile? Comunque siamo ormai a fine ottobre, ragazzi, questo significa che il mio compleanno, vabbè, a parte Halloween, che io adoro ed è una delle mie feste preferite assieme al Natale, è strano perché da noi teoricamente non si festeggia tantissimo Halloween, ma essendo la mia nonna per metà inglese, è una cosa che, non lo so, forse è assurda, ma io l'ho sempre sentita come una festa mia. E anche se da noi non si festeggia, e quando ho abitato in Olanda nemmeno lì si festeggiava particolarmente, però io l'ho sempre sentito tantissimo Halloween, quindi uno, sono stracontenta che sia quasi Halloween, ma ogni anno sono super hyped perché uno, c'è Halloween e due settimane dopo c'è il mio compleanno, perché il 14 novembre è il mio compleanno, quindi sono stracontenta. Ho già una cosa in mente, ma non posso svelarvela perché è tipo una sorpresa, perché è anche il compleanno di una mia amica in quel periodo, quindi non voglio svelarvi che cosa sto progettando, però spero di riuscire a realizzarlo il tutto, quindi vedremo. E tra l'altro mi è già arrivato il primo autoregalo che mi sono fatta da Fendi per il mio compleanno, quindi in realtà c'è un altro, o forse due autoregali che voglio farmi anche da Chanel, quindi non vi svelo di cosa si tratta, però ci sono un paio di cosine che però non sono sempre semplici da reperire, purtroppo quando c'è qualcosa di Chanel che mi piace molto spesso magari bisogna farlo arrivare in Italia e vedere com'è, e a volte non ce la faccio. Io ringrazio sempre tantissimo la Silvia di Chanel di Venezia, che mi aiuta sempre nei miei acquisti pazzi di Chanel e mi scova sempre le cosine che voglio, quindi spero sia in grado di scovare quello che sto cercando. E poi c'è un'altra cosina che vorrei, quindi vedremo, non voglio svelarvi niente, ma ovviamente dopo il mio compleanno vi farò il video con tutti i miei autoregali, quindi anche quest'anno aspettatevi un bel po' di autoregali di lusso, non vedo l'ora, anche perché sinceramente ho venduto due borse Chanel che non usavo più da un bel po', quella nera vintage
con il logo dorato, perché in realtà uso sempre solo la Boy quando uso una borsa nera con il logo dorato, oppure il mio zainetto. Quella vintage non la uso più di tanto, quindi l'ho venduta perché se ne sta nell'armadio inutilizzata. E poi ho venduto anche la mini rettangolare verde, che non avrei mai venduto se non fosse che il colore non mi sta bene, cioè non mi vedo mai bene nelle foto con quella borsa. Quando la indosso non mi piace il colore. A me sta molto meglio il verde metallizzato smeraldo chiaro, ma quella di quel colore non mi sta bene, e tra l'altro comunque l'ho usata per 4 anni, quindi, e adesso sarà tipo 1 anno e mezzo che non la metto, quindi non mi piace tenere le cose nell'armadio se non le uso, piuttosto le vendo e prendo altra roba nuova che userò. Quindi in realtà non vedo l'ora di comprare nuove borse. Questo messaggio di questo video, no, ok. Allora, cioè, guardate, si sono incollati. L'unica cosa che non mi piace di questi noodles sono i semi di finocchio. Sono sicura ci siano. Non mi piacciono. Beh, se c'è una cosa che non mi piace sono, non so, sono i semi di finocchio, che cosa sia, ma ha proprio questo sapore di, sì, non mi piace. C'è chi li mette anche nelle patate al forno, tipo, a me non piace per niente. Sono buoni, ma non fosse per questo retrogusto, appunto, sarebbe meglio. Ok, sto cominciando ad essere seriamente provata e ho praticamente finito tutta la Coca-Cola che avevo. Dopo un po' il piccante comincia ad essere più piccante di quanto sia in realtà. Comunque, volevo chiedervi, penso che riusciate comunque a sentire la lavatrice. Scusatemi ragazzi, scusatemi, vi giuro, non lo faccio apposta. Ogni volta che filmo qua in soggiorno in cucina c'è la lavatrice attiva, mi dispiace. Evidentemente ho sempre un sacco di roba da lavare, che cosa volete che vi dica? Comunque volevo chiedervi. Se potesse scegliere uno youtuber qualsiasi con cui vedermi collaborare, chi scegliereste? Perché vorrei iniziare nuove collaborazioni, visto che sono in contatto con Google, che è in contatto un po' con tutti gli youtuber. Consigliatemi, se volete vedere delle collaborazioni particolari con canali particolari, scrivetemi qua sotto nei commenti con chi vorreste vedermi collaborare e perché, cioè in quale tipologia di video, che cosa vi piacerebbe vedere. Fatemi sapere, perché può darsi che succeda, può darsi, vedremo, ma vorrei avere i vostri consigli e i vostri pareri e sapere soprattutto a voi che ci guardate, a voi che mi guardate, cosa vi piacerebbe vedere per venirvi incontro. Quindi fatemi sapere, perché sono super curiosa e vorrei davvero fare più collaborazioni, anche se per me è dura essendo a Trieste, ma mi piacerebbe, perché sono lontana da tutti gli youtuber praticamente, ma mi piacerebbe. Comunque vi ringrazio anche per tutti i complimenti che mi avete fatto riguardo al discorso che ho fatto in uno degli ultimi vlog riguardo il corso di influencer che terrò il 24 novembre a Milano, e potete andare sul sito di Comax SRL per tutti i dettagli. Trovate il link sul mio Instagram, trovate il link nelle storie sul mio Instagram, ve lo metterò anche qua sotto. Perché appunto tengo un corso di influencer in cui sarò io l'insegnante, ok? Assurdo, ok? Lo so, sono stra emozionata, ma ho ricevuto un sacco di critiche per questo e ho voluto chiarirle in quel vlog, ho voluto dare un po' il mio punto di vista, e penso che appunto, per ripetere un po' quello che ho detto nell'altro video senza dilungarmi troppo, che quando sento dire che i problemi dell'Italia sono gli influencer, mi viene un po' da ridere, perché noi siamo una categoria di lavoro, allora, a parte la corruzione, la mafia che abbiamo in Italia, tutti i problemi, il debito pubblico, il tasso di disoccupazione che c'è in Italia, veramente il nostro paese è allo sbando, e non di certo per noi influencer, a causa di un influencer, che anzi il lavoro che facciamo
è tutto super legale, paghiamo le tasse, dichiariamo tutto, perché ovviamente tutto quanto ci riguarda è tutto tramite computer e quindi è tutto assolutamente dimostrabile e chiaro alla luce del sole. Quindi se tutti lavorassero come noi, quindi tanto, con magari guadagni anche molto buoni, pagando le tasse che dobbiamo pagare, ragazzi, io penso che l'Italia andrebbe un attimino meglio, perché ci sono tante categorie in Italia che, diciamo, come dire, ogni tanto chiudono un occhio e non dichiarano tutto, mentre per noi influencer appunto non è così. Quindi non mi è piaciuto sentir roba tipo povera Italia o perché mi laureo, cosa mi laureo a fare, ma se stai studiando medicina e vuoi diventare medico, io spero che tu lo faccia perché hai una passione, perché è la tua vita, insomma, perché vuoi aiutare gli altri, non perché vuoi guadagnare con un influencer o perché, non lo so, perché sia più figo, cioè penso che tu lo faccia per una passione. E stessa cosa quando si dice povera Italia, bisognerebbe dire povera Italia per tante altre cose. Le nostre città splendide sono immerse dai rifiuti, Trieste è veramente una... è sporca, è diventata una città sporca e a me dispiace molto, e so che non è solo Trieste così, sono stata a Roma, so che anche Roma purtroppo ha questo problema, tante altre città d'Italia, quindi in realtà mi ha dato molto fastidio vedere cose tipo, vedere commenti in cui si diceva povera Italia, quando in realtà forse se ci si può creare un lavoro onesto, ben retribuito, tramite internet, da soli, perché ormai il potere di internet è questo, cioè chiunque può crearsi un lavoro, può farcela se vuole, bisognerebbe un attimino capire come funziona questa cosa e forse parlarne un pochino di più e soprattutto capire che magari questo tipo di lavoro è il lavoro del futuro, magari anche questo tipo di lavoro è il lavoro di futuro, non del futuro, non solo naturalmente, ma anche questa tipologia di lavoro. E se dei giovani riescono a mantenersi onestamente, mettendosi magari da parte una piccola fortuna, e riescono a farlo da soli con le proprie forze, solo grazie a una videocamera, una connessione a internet, secondo me tanto di cappello, non povera Italia. Quindi questo era un po' il discorso che volevo fare, e io la vedo in modo molto diverso, ma forse perché ho girato tanto, so che negli altri paesi per quanto riguarda questa tipologia di lavoro si tende ad essere molto più open minded, e quindi mi dispiace un po' che in Italia ci sia ancora questa mentalità del fare l'influencer non è un lavoro. Sì, paghiamo le tasse, siamo iscritti alla Camera di Commercio, abbiamo una partita IVA, abbiamo un commercialista e sì, paghiamo le tasse, l'ho già detto, però per tutti quelli che dicono non è un lavoro, cortesemente, io ve lo ripeto, potete dirlo all'agenzia delle entrate questo, così appunto non devo più pagare le tasse a questo punto, ditelo a loro, perché se è vero che non è un lavoro, allora a questo punto no. Ok ragazzi, sono decisamente sazia, non ce la faccio più, mi sto sbavando tutto il rossetto. E un'ora che mangio, questo piatto è sempre pieno, non ce la faccio. Ok, il mio rossetto è andato completamente svanito, perso. Mi sono trattenuta un sacco nel bere, perché piccante come sono questi noodles, avrei potuto davvero finirne tre di bicchieri così di Coca-Cola. Comunque, mia family, questo è quanto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto. Se non fossero così piccanti, probabilmente ne mangerei ancora, ma ragazzi, mi stava andando a fuoco la bocca, quindi non ce la faccio davvero davvero più. Vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo, non so quando vedete qui, ah no, in ogni caso ci vediamo domani, perché questa settimana caricherò video dal lunedì alla domenica non stop 7 giorni. Non so quando caricherò questo video, magari tipo oggi è domenica, quindi già lo sapete che ho caricato ogni giorno per 7 giorni. Comunque non ha importanza, avete capito cosa intendo. Bacio grandissimo, vi voglio bene. Ciao.